Ciao a tutti, sono Spigramatato e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su Minecraft, siamo in un server perché finalmente rifacciamo PvP dopo 20 milioni di anni in cui non lo facevamo. Sono su un server premium naturalmente, si chiama Mineplex e oggi proviamo una modalità di gioco che si chiama Evolution, una figata assurda. L'ho provata prima ed è una nuova modalità di gioco su questo server e mi è piaciuta un sacco. Ah, frappè! Allora, questa è la hall del minigioco. Come potete vedere, qua non c'è niente di speciale, ma qui ci sono i kit. Allora, c'è Darwinist. Non lo so sinceramente cosa fa questo, dopo lo proverò. Questo Quick Evolver ci trasforma molto più velocemente, dopo capirete cosa vuol dire. Ci fa evolvere molto più velocemente, che cazzo. E questo Health Harvester dovrebbe prendere più energia. Io scelgo questo, se me lo fa scegliere, perfetto. Mi fa evolvere molto più velocemente. Sta iniziando, adesso vi spiego come funziona. Va bene. Bene, noi partiamo come dei golem, come vedete. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo picchiarci. Ogni volta che uccideremo qualcuno, ci evolveremo in un nuovo boss, in un nuovo mob, che ci darà delle particolarità. Come per esempio adesso noi facciamo molto danno. Quello mi ha ucciso, perciò adesso terrà premuto lo shift. Come vedete si sta trasformando. Ecco, io intanto rivivo. Si respawna. Questo per esempio si sta trasformando ora. Potrei ucciderlo volendo. Potrei fare uno spawn kill balordo. Sì, muori, morite tutti. Allora, quello come vedete, porca miseria, si è evoluto in un golem. Naturalmente le evoluzioni vanno in ordine, quindi se non sbaglio dopo il golem c'è il blades, poi c'è il ragno, insomma non mi ricordo bene l'ordine, però c'è, ci sono diversi mob. Oh fuck, mori, non morire! Ah, come vedete non è così semplice, cioè oddio, è semplice, però mi sa che ho beccato i pro, ecco. Questi, ogni mob, quasi tutti, hanno oltre a una parte positiva anche quella negativa. Per esempio i blades non possono entrare nell'acqua, perché se entrano nell'acqua prendono danno. Questo può andare a nostro favore, questo è un ragno che invece come qualità ha la velocità e spara delle ragnatele, anche se questo tizio mi sa che non lo sa. Piano piano ci farò la mano, ci ho giocato solo una volta per capire bene come funzionava. Come modalità del gioco mi piace, devo dire la verità, è abbastanza divertente. Ora vedete, questi stanno uccidendo tra di loro e io ne approfitto, buttiamo questo nell'acqua, se ci riusciamo siamo a posto. Io sono morto, vaffanculo, non abbiamo ancora fatto neanche una trasformazione. Ma quelli sono piccoli dettagli. Vediamo un po'. Andiamo dal golem. C'è qualcuno che è messo male come noi. Allora. Naturalmente durante la trasformazione possiamo essere uccisi, perciò. Per esempio io adesso colpisco questo. Ma ecco, non ho fatto a tempo. Però io adesso lo aspetto qui. E come nasce. Dopo il ragno c'è Come ti chiami tu? Creeper! I creeper hanno la funzione, hanno l'abilità di lanciare delle bombe, diciamo, delle bombe con la gunpowder. Naturalmente non è che ne possono lanciare quante ne vogliono, ne possono lanciare... Ok, no, non ammazzarmi, ti prego, no! Avevo un'evoluzione! Quando noi uccidiamo qualcuno, quindi guadagniamo un'evoluzione e poi moriamo, l'evoluzione ci viene tolta, cioè la possibilità di evolverci ci viene tolta. Perciò dobbiamo fare in modo di scappare una volta che abbiamo ucciso qualcuno ed evolverci direttamente. Ora vediamo un pochino se riusciamo a fare qualcosa qui. Giochi semplici, questo non mi ricordo cosa fa. Ma che cazzo? Nah, sono troppo pro quelli. Ma tanto ci faccio un'altra partita. Prima sono arrivato terzo. Ciao bel blazino. Oh, bravi siete... Senti Zoccolandia, sono troppo forti questi, sono troppo forti. Cioè se non ti evolvi subito sei morto. Dai, vieni qua Blade, se hai coraggio. What? Oh ciao, questo mi sa che non sa giocare. Meglio così, così lo uccidiamo. Muori. No, devi. Sì, ok, abbiamo un'evoluzione. Noi teniamo premuto lo shift. Nel frattempo ci... No, ti prego. L'ho presa bene, dai, in fin dei conti l'ho presa bene. Come vedete, sì, adesso calcolo...
attivo i tasti permanenti. Perché sono un idiota. Comunque se calcolo shift non succede niente. Vediamo un po' cosa si può fare prima della fine della partita. Il massimo è, cioè la vincita consiste nel arrivare a 6 trasformazioni. Noi siamo a 0, quindi ci siamo quasi. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad uscire. Ok. Ok, ci dobbiamo nascondere. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, la prima trasformazione. Siamo diventati dei Blades. Ok, non ce la faremo a vincere, però abbiamo fatto la trasformazione. Allora, cosa fa questo? Questo lancia delle fiamme. Principalmente fa questo, vedete. Adesso non c'è... Oh, cazzo. Eccola. E naturalmente devi aspettare che si ricarichi. Come vedete c'è quella barra in basso che compare quando uso l'oggetto. Adesso noi vediamo se riusciamo a colpire quel pezzo di cazzo. Bastardo. Prendi fuoco. No, l'acqua no! L'acqua no! Sali! No! Vabbè, tanto non ci stiamo trasformando. Naturalmente la trasformazione si mantiene dopo che si muore. Cavolo, mi dimentico sempre, devo stare lontano dall'acqua. Ok, nascondiamoci, velocissimamente. Ah, ha finito. È finito, cioè la partita è finita. Ha vinto... Noi ci eravamo quasi, come avete visto. Ci facciamo un'altra partitina, ah sì. Eccoci qua, siamo golem. Dobbiamo uccidere gli altri golem subito stavolta, perché sennò non la finiamo più come prima. Oddio la tosse. Ma ciao bel carino, bel golem bellino, che carino. Ciao anche a te, ciao anche a te. Sì, fatevi danno. No, non cercarmi a me, ok. A me devi stare alla larga, ok. Sì, ci sono quasi. Mori. Sì, sì. Ci stiamo evolvendo in non so cosa. Boom. In Blades, giusto? Sì, Blades. Blades, Blades, Blades. Oh, fuck, fuck. Ma sei un bastardo. Io sto guardando cos'è quel coso. Ma non ho fatto a tempo. Ah, ok, ci dice in cosa siamo trasformati. Magari... Ah, non soffre di una caduta. Questo è bellissimo. No, nell'acqua non posso andare. Calmo. Non andare ad attaccare. Blazino, blazetto. Muori. Muori, bastardo. Resta nell'acqua. Finché resta nell'acqua, cioè, è fottuto, no. Non è fottuto, ci fotte, se... Cioè, ci fotte, no, se ci fotte... Sì. Siamo un po' in mezzo alle palle, però... No, evolviti, ti prego, evolviti! Pezzi di merda! Dai, ci dobbiamo evolvere, ci dobbiamo evolvere. Wow, un altro! Evolviti! Sì. In un ragno ci dà la speed... Cioè vuol dire ci fa andare molto più veloci e ci toglie il danno da caduta. Siamo quarti, abbiamo... Fuck. Ah, questi... Ah, giusto. Vedete come possiamo lanciare le ragnatelle anzitutto. Ok. Porca troia infame. No. Non uccidermi, ti prego. Non uccidermi, cosa ti ho fatto di male? Sei morto. Sono morto. No! No! Ma io volevo trasformarmi. Non è giusto. Questa cosa non è assolutamente, assolutamente giusta. Dove sono finiti tutti? Ah, ciao. No, non ci credo. Mi sono intrappolato da solo. Ma guarda tu questo figlio di una mignota. Mi ha ucciso. C'è ancora un golem. Come è possibile? No, vabbè, ma un ragno che si incastra nella ragnatela, vogliamo parlarne. Cioè, è una cosa indescrivibile. E questa parola è usata in delle situazioni abbastanza particolari, per cui... Non scappare, bastardello, che sono... Oh, cazzo! Mi ha ucciso il golem! Il golem si è permesso di uccidere a me. A me. Ah già, mi sono appena ricordato che non soffro di danno da caduta. Non per dire, ma c'è il mio gatto che si è appena coricato nella scrivania a fianco al microfono e mi aggolerà.
Non fare così solo perché hai le cose pro. Hai le cose pro. Sì, però fai silenzio. Gattone. Ha vinto di nuovo. E si è collegato sul mio cellulare. Scusa, gattone. Potresti alzare il pancione per farmi prendere. Dove è il mio cellulare? Oh mio Dio, mi ha fatto spaventare. Chiamo questo cavo. Olè. Allora, io direi che il video finisce qui perché mi sto incazzando. Io sono Spigarantotto, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video qui sul mio canale, ciao! Amore mio! Il mio micione è collicato qua.